Mambro Carmano! Mamma Lumbeo! Che schifo! Questa è stata la schifezza della schifezza della schifezza della schifezza della schifezza delle partite di quest'anno. Mamma mi condus camiento, mamma mi che pallo. Ho la uguale era tanta che io abito al quinto piano. La uguale era toccata il primo piano. Mamma mia che schifezza. Allora, posso capire che il campionato ha perso l'interesse, sicuramente, ormai siamo secondi, teoricamente blindati, vabbè, ci sta, il campionato ha perso interesse, tanto chi se ne frega più, vabbè, va bene, diciamo va bene per accontentare quelli che del campionato se ne fregano. Poi, posso capire che abbiamo giocato in Europa League, quindi la stanchezza e bla bla bla, va bene, va benissimo. Ma porco di quel cazzo! No, molti mo sicuramente criticheranno e mi diranno, commenteranno, ma che pretendi che giocano ogni partita al 100%? Sì! O almeno quelli là che giocano poco, pretendo quello, ovvero da Diawara, Verdi e Onas, che il campo lo vedono ogni tanto, raramente, col binocolo. E oggi hanno fatto schifo. Cioè, Onas non tanto, bisogna dire la verità, ma Verdi e Diawara, ma che schifo il giocatore so! Ma che cazzo è? Chi sono? Verdi, 25 milioni! Ma quello è stato infortunato! A novembre è stato infortunato, massimo dicembre, poi un mese di riabilitazione, sta a marzo, tra due mesi finisce la stagione, quanto ha aspettato? 3 anni prima di vedere il Verdi, tanto sono andato a Bologna, c'è differenza tra Bologna e Napoli, c'è differenza, 25 milioni, ittati in docessa, ma quel bisogna dargli fiducia, sicuramente, ma è stata un'altra partita di merda da parte di Verdi, esterno non ce l'ha bene, perfetto, allora dice l'allenatore, non mi trovo, esterno fammi giocare attaccante, così magari fa rifiatare gli attaccanti, magari, Diawara, questa per me è stata la partita della verità, o meglio la partita della dimostrazione che Sarri non era uno scemo, non era uno scemo, cazzo, questa partita ha dimostrato che Diawara non è da Napoli, te ne vindan, è come un pachiderma. Vi ricordate David Lopez? Ve lo ricordate? Penso che ve lo ricordate, chi non si dimentica la moviola? Ma Paris dovrebbe avere più qualità, dovrebbe, ma Paris, lentissimo, sempre la palla indietro. Cioè ci rendiamo conto che a verticalizzare oggi doveva essere Allan, doveva, è stato Allan. Poi sulla carta era un 4-4-2, quando in realtà era un 4-1-2. Perché Verdi, Onas e Diawara non aiutavano in copertura. Zero. Non è possibile. Io non sono contro il turnover, per carità, io in passato ho detto, meno male Ancelotti ha avuto ragione, però poi ogni partita ha una storia a sé e oggi mi incazzo, perché, cazzo, quei giocatori, no, che giocano poco, io mi aspetto qualcosa in più e invece dimostrano un'altra volta che fanno schifo, che non sono da Napoli, punto, che sia verità. Cioè non è possibile che senza Fabian Ruiz a centrocampo non abbiamo nulla, il deserto più totale. Il Sassuolo ha segnato grazie a un buco di centrocampo. Allan oggi si è fatto mazzatando su Lis, poi è uscito un po' troppo e il Sassuolo è partito in contropiede, giustamente. Poi noi abbiamo creato tantissimo. Ragazzi, io non mi incazzo per le occasioni, perché le occasioni ci sono state, ce ne siamo mangiate, ma ci sono state. Io mi incazzo con l'organizzazione, cioè a centrocampo non c'è nessuno, ci rendiamo conto, non c'è nessuno, nessuno, e in panchina avevamo solo Fabian Ruiz, Suiz, che giustamente Ancelotti se l'è preservato per giovedì,
perché il Salisburgo non è da sottovalutare. Molti dicono, vabbè, avete il Salisburgo, che cazzo vi preoccupate? Senza Koulibaly e Maximovic stiamo nella merda. Kyrgios oggi non mi ha convinto per niente. Cioè, se Kyrgios dopo sta partita, dopo aver affrontato Boga, Sandabiana, Spirinetta, con Koulibaly al suo fianco, non immagino vedere Luperto e Kyrgios contro Wolf, contro Minamino, che hanno più esperienza di Boga, sicuramente. Poi io non voglio esaltare Wolf, non voglio esaltare Boga, perché noi siamo più forti, cazzo, ok? Però io mi preoccupo. Questa è stata la dimostrazione che il Napoli del campionato se ne fotte per il cazzo e pensa giustamente solo all'Europa League, perché è l'unico obiettivo stagionale rimasto. E io personalmente vorrei le risposte chiare, vorrei la verità. Se arriva una domanda, ma starei pensando più all'Europa League, io voglio la risposta sì. Sì, a così uno mette l'anima in pace e pensa solo all'Europa League. Però ciò non toglie che il campionato va proprio abbandonato, perché Milan sta a meno 4, meno 5, meno 6, insomma sta là. Poi ovvio, vai io, ovvio, se dovessimo vincere l'Europa League e arrivare quarti, un altro paio di maniche, e là è un buon motivo per sparare i fuochi, perché chi vince l'Europa League va direttamente in Champions League e va in prima fascia. Però questo discorso vale se avessimo il 101% della vittoria dell'Europa League. Però nulla è scontato. Non possiamo buttare punti così, giocando di merda. È stata la partita che dimostra certe cose. Che ste? Che Napoli se ne frega il campionato, che Sarri non è scema e che molti giocatori non sono da Napoli. Verdi e Diawara in primis. Unas ha creato qualcosina, ma è un egoista di prima eccellenza. E Unas è quel giocatore che, visto che non gioca mai, vuole fare vedere che è un fenomeno e poi sbaglia. Fa l'egoista, non fa l'ultimo passaggio, non fa le triangolazioni e sbaglia. Che stai? Io più di questo non dico. Poi ci vediamo domani con il giorno dopo. Datemi voi un argomento per parlare anche di domani, perché sicuramente riguardando il video che ho detto qua mi verranno in mente altre cose, poi me le segno, ve le dirò domani. E niente, un saluto a tutti, forza Napoli sempre. Adesso andiamo a Salisburgo con la cattiveria di vincere. Ciao a voi.